Recentemente sul canale di Morte Bianca è uscito il primo episodio di una rubrica che mira a trattare il mondo Pokémon nella maniera più accurata possibile, all'interno della quale io personalmente mi occupo di ricostruire a grandi linee, ma con una certa dose di precisione, quella che è stata la storia del mondo Pokémon secondo la lore dei videogiochi, mentre il mio collega presta attenzione a delle questioni più speculative, per così dire, del brand, nonché ad aspetti più tecnici come ad esempio il montaggio. Il video, come al solito, lo trovate nelle apposite sezioni, ma quest'oggi ci tenevo a fare un focus particolare su un argomento che, per così dire, sta a fondamento dell'intero discorso del video e che, per come è stato trattato, per come è stato messo giù, ha ricevuto alcune critiche nei commenti. La questione era legata all'aspetto horror in Pokémon e più precisamente se quest'ultimo potesse essere considerato a tutti gli effetti un brand dalla morale, per così dire, negativa. Certo, nel mondo Pokémon, e lo sappiamo benissimo, ci sono moltissimi elementi inquietanti e spaventosi, basta vedere alcune descrizioni di determinati Pokémon, ma il problema che si pone oggi è se Pokémon sia intrinsecamente malvagio, cioè che la malvagità connoti la sua struttura. E siccome l'argomento da un lato mi ha stuzzicato e dall'altro ci tengo a chiarire la mia posizione, che non necessariamente è quella di Morte Bianca, vi do il benvenuto in questo nuovo Critical Hit. Ora partiamo dai fatti. Scavando all'interno di ciò che rimane delle build intermedie di Pokémon Verde, che come sapete benissimo è stato il primo gioco Pokémon in assoluto, appare evidente come nell'intento originale e anche nel progetto originale, alla fin fine, Pokémon stesse prendendo una piega molto più realistica, fra tante virgolette, rispetto a quella che quest'oggi abbiamo tra le mani. Per fare un esempio molto intuitivo, all'interno dei primi assets di questi giochi, l'allenatore protagonista, ossia colui che all'interno della trama dovrebbe svolgere il ruolo di personaggio positivo, era disegnato in maniera molto diversa rispetto a come lo conosciamo ad oggi. Rosso, infatti, non più ragazzino ma adulto, si presentava a volto coperto e con una frusta in mano. E questo dettaglio, ovviamente rimosso all'uscita dei giochi, non ha mancato di farsi presente all'interno di determinati contesti che poi sono arrivati fino al gioco originale. Non solo, infatti, la frusta è rimasta tra le mani dei membri del Team Rocket, ossia l'organizzazione malvagia del gioco, elemento che potrebbe tornare benissimo con la loro caratterizzazione, ma anche altri allenatori all'apparenza più neutrali sembrano fare uso di un tale strumento. Tanto per fare dei nomi importanti, la capopalestra Sabrina di Zaffernopoli tiene con sé lo strumento che possedeva Rosso. Quindi sì, Pokémon nasce originariamente con una vena molto più cruda di quella che attualmente conosciamo e per certi versi quasi distopica. E questa idea originale, benché ammortizzata già dalla release del primo gioco, ossia Pokémon Verde, non ha mancato di influenzare in determinati modi quello che alla fine si è rivelato il gioco ufficiale. Lavandonia, Mewtwo, Parasect, le fruste del Team Rocket, la guerra di Litzurge. Sono solo alcuni dei dettagli più macabri per certi versi che connotano l'intera trama di prima generazione e che probabilmente nella versione originale e soprattutto nelle idee originali dovevano avere un aspetto molto più macabro di quello che vediamo oggi. Ed è anche attraverso questi dettagli di lore che abbiamo appena evidenziato che si è sviluppata la celebre teoria secondo cui il mondo Pokémon non sarebbe nient'altro che il mondo successivo alla caduta del nostro. In un Giappone, e più nello specifico in una regione di Kanto, in balia di bracconieri, associazioni mafiose e scienziati senza scrupoli. Già, perché noi sappiamo che la Self SPA, che all'interno delle release ufficiali occupa un ruolo di secondo piano all'interno della trama, nelle idee originali aveva un ruolo molto più predominante, essendo de facto a controllo dell'intera regione. Probabilmente, vista la sua natura di laboratorio scientifico, grazie allo sfruttamento della tecnologia di cui è in possesso. E a ben pensarci, la sinergia tra potere e politico e sapere scientifico è stata al centro dei maggiori dibattiti etici successivi alla Seconda Guerra Mondiale, dopo la quale si comprese attraverso il nazionalsocialismo e attraverso la bomba atomica che il sapere scientifico aveva raggiunto un grado talmente elevato che, se supportato da un potere politico, poteva portare alla fine dell'umanità stessa. Ne parla ad esempio Gunther Anders, che arriva a sostenere che l'uomo si sia trovato asservito a una tecnica che egli stesso costruì, ma che ora non è più in grado di dominare e sotto la quale si trova invece dominato. Insomma, per chi conosce abbastanza bene la novella di Frankenstein, la scienza viene un po' percepita come quel mostro che l'uomo ha creato e che però può essere tranquillamente causa della sua fine. Lasciando però questo discorso alla sfera dei commenti, è emblematico come il primo gioco Pokémon ricalchi, almeno nelle idee originali, quello che era il dibattito filosofico e più in particolare morale più in voga all'epoca, ossia, come abbiamo già visto, il rapporto tra sapere, potere e per l'appunto morale. Si pensi banalmente a Mewtwo,
nato da orribili esperimenti genetici e dunque scientifici per ottenere il Pokémon più potente del mondo, da servire al futuro uomo più potente del mondo. Una creatura partorita dalla scienza il cui destino, non differentemente da ciò che fu per la bomba atomica, è quello di essere un'arma nelle mani del più potente che, grazie alla stessa potenza di cui dispone, può potenzialmente portare il genere umano alla sua fine. Pensate a Mewtwo e all'Isola Cannella, poi pensate al mostro di Frankenstein e al dottor Frankenstein e infine alle parole di Gunther Anders. Penso basti ciò per mostrarvi quanto le radici di Pokémon siano calate nella nostra realtà. Apro e chiudo una piccola parentesi sulle build intermedie. Tempo fa feci un video da cui ricavai anche una teoria, ve lo lascio nelle schede. Tra l'altro, dalla descrizione di quel video potrete anche scaricare gli assets originali, quindi nel caso farvi anche voi un'idea del tutto. In ogni caso, da quella che appare come una mia personale digressione, in realtà sgorga il nucleo del nostro discorso, ossia la prospettiva con cui si guarda il mondo Pokémon. Quest'ultimo, come ho messo in evidenza in un altro mio video recente, nasce da una prospettiva realista. Ciò nonostante, il percorso evolutivo del brand e del suo concept fin dai primi giochi è stato volutamente affievolito, per giungere infine ai giorni nostri, dove sappiamo perfettamente che tra uomini e Pokémon regna armonia e che i combattimenti si basano su una mutua fiducia tra uomo e Pokémon. E ho detto lo sappiamo non a caso, ma perché ce lo dice la quarta generazione e più in particolare la genesi del mondo Pokémon. Da Pokémon Diamante e Perla veniamo a conoscenza non solo che il mondo Pokémon è totalmente scollegato dal nostro di mondo, ma anche che sia uomini che Pokémon possiedono lo spirito e dunque le emozioni, la forza di volontà e la conoscenza. Sappiamo che un tempo essi erano la stessa cosa e che nella stragrande maggioranza dei casi non c'è costrizione nel combattimento tra allenatore e Pokémon. Però in tutto questo discorso è chiara e lampante una cosa: se visto con i nostri occhi, il mondo Pokémon ci appare irreparabilmente crudele, perché percepiamo come moralmente errato il conflitto in sé, perché abbiamo una percezione bioetica secondo cui un animale deve essere trattato degnamente, non fatto combattere, paralizzato, avvelenato e chi più ne ha più ne metta, e perché nella nostra realtà esseri umani e animali sono percepiti come uno dominante sull'altro. Questa mi pare l'interpretazione più corretta della visione del mondo Pokémon proposta in questo caso da Morte Bianca. Una visione, per così dire, esterna e impostata su una prospettiva realista del brand Pokémon. Ciò che al contrario altre persone hanno sostenuto, ossia che tra uomo e Pokémon non ci sia costrizione, che i combattimenti avvengano per un reciproco accordo, è una tesi interna alla realtà Pokémon e che proprio per questo è supportata dai fan più sfegatati della serie, che essendovi immersi per più tempo sanno riconoscerne le differenze strutturali con il nostro mondo. Si tratta in fondo di un semplice scontro tra due punti di vista diversi, la cui soluzione, penso, stia nell'accettazione e nella comprensione di entrambi, capendo le ragioni che portano qualcuno a pensare una determinata cosa. Eppure credo vi sia un fattore che personalmente mi porta a propendere più per la tesi promulgata da Morte Bianca rispetto alle altre. Precedentemente ho sostenuto che il mondo Pokémon fosse scollegato dalla nostra realtà e che perciò giudicarlo con i nostri occhi e con il nostro punto di vista potesse fornire un giudizio non particolarmente inerente. Eppure in precedenza ho anche sostenuto come questo sia il risultato di un fattore evolutivo del brand che nelle sue radici ha il nostro mondo. E quindi la questione in realtà è un po' più complessa di fondo. È vero, il mondo Pokémon nel tempo è cambiato e ad oggi possiamo trattare la società Pokémon alla stregua di un'utopia, ma ciò non toglie che sia nato nella distopia. Morte Bianca, nel parlare della questione horror di Pokémon, ha giustamente, secondo me, citato come primissimo fattore il combattimento, perché è l'elemento più intrinsecamente macabro che Pokémon non ha potuto fare altro che portarsi appresso, perché lo sappiamo benissimo, la struttura stessa di Pokémon si basa sul combattimento. E quindi ciò che non può cambiare del brand è il combattimento stesso, che alla fine non è altro che conflitto e in ultima analisi una guerra. Insomma, Pokémon, nato nella crudeltà, nel tempo si è avvicinato verso la sua antitesi, ossia la bontà, ma non ha potuto, infine, fare a meno della sua origine e di quella radice crudele che gli diede i natali. Mi rendo conto solo adesso, a fine copione e dunque a fine video, che questo criticalit è effettivamente strano rispetto agli altri, perché forse sull'argomento non c'è una vera opinione popolare o una impopolare e alla fine non giungo nemmeno a una conclusione, a una scelta tra due opinioni. È che il problema in realtà alla fine credo stia effettivamente dentro Pokémon, una saga che decide di punto in bianco di saltare dal concreto all'immaginario e dal reale al fantastico non può che essere ambigua nella sua interpretazione. E forse alla fine ciò non dipende nemmeno poi tanto dalle prospettive che noi assumiamo, ma dall'essenza stessa del brand che ci porta ad avere determinate prospettive. Immaginate di essere nella vostra camera all'interno del vostro mondo e improvvisamente di venir catapultati in un altro in cui potreste avere dei poteri diversi o ancora molto più banalmente un aspetto differente. Non sarebbe corretto a quel punto dire che voi siete entrambe le cose, sia
sia una persona reale che un personaggio fantastico? Un salto dimensionale come quello generato da Pokémon, che balza dalla realtà alla fantasia, non porta Pokémon stesso ad essere due cose che in realtà sarebbero antitetiche? E certo, questo nel nostro mondo e nella nostra percezione non ha senso, una persona cattiva non può essere buona, però qui parliamo di due mondi. Ed è questo, credo, il motivo per cui la discussione sulla moralità di Pokémon è così intricata. Eppure, se la conclusione di quest'oggi ci soddisfa almeno un minimo, potremmo affermare controintuitivamente e paradossalmente che Pokémon è un brand tanto buono quanto malvagio, e che la presenza di una di queste, proprio perché parliamo di due mondi e di due concezioni diverse, non va ad escludere l'altra. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!